Ciao, oggi realizzo un gioco per i più piccoli. Prendo un rotolino di carta igienica vuoto e lo vado a rivestire con della gomma Eva. Utilizzo dei rintagli. La gomma Eva deve essere più alta di un paio di centimetri, sia sopra che sotto. Faccio in modo che la giuntura non si noti. Vado a chiudere e lascio un paio di centimetri sopra. Con delle forbici a onda vado a tagliare, realizzando un bordo. Realizzo il bordo anche sotto. Sul lato superiore taglio e lascio un angolo sia a destra che a sinistra dalla chiusura. Queste due punte le vado a fermare con una punta di colla. In questo modo vado a realizzare un colletto. Prendo un foglio di carta, lo piego e lo vado a misurare nel rotolino. Vado a tagliare una misura in modo che entra ed esce dal rotolino senza problemi. Dal lato chiuso del foglio vado a disegnare metà faccina. Vado a realizzare una mezza pera. Sul lato superiore della faccia vado a disegnare un orecchio. Con delle forbicine vado a tagliare tutto il contorno. Vado ad aprire il foglio e ho realizzato la sagoma di una faccia di un coniglietto. Vado a riportare la sagoma sulla gomma Eva. Ho scelto di realizzare un bellissimo coniglietto, però potete realizzare anche degli altri soggetti. Se non avete a disposizione la gomma Eva, potete utilizzare dei cartoncini colorati. Su della gomma Eva vado a disegnare delle orecchie. Le realizzo più piccole di quelle che ho fatto sulla sagoma precedente. Le vado ad incollare con della colla a caldo. Con un pennarello vado a disegnare il musetto. Con un pennarello rosso vado a realizzare un cuoricino. Vado a disegnare anche due dentini. Vado a realizzare i baffi. Con un colore rosso a cera vado a disegnare tutto il contorno della sagoma. Vado a dare un po' di colore anche alle guance.
Ora vado ad attaccare degli occhietti di plastica. Se non li avete, li potete disegnare con il pennarello. Dopo aver attaccato gli occhi, faccio il contorno con il pennarello e le ciglia. Vado a realizzare due manine, un cuore aperto sopra con delle onde. Realizzo un quadrato 4x4. Lo vado a piegare in questo modo e vado a tagliare sulle strisce. Con questo quadrato vado a realizzare un piccolo fiocco. Questo coniglietto animato è realizzato con poco. Lo potete realizzare con i vostri piccoli. Si divertiranno a realizzare qualcosa di diverso. Questo giochino semplice li renderà felici. Prendo una pinza per fare dei fori. Schiaccio leggermente il rotolino. Realizzo un foro a destra e a sinistra. Dopo aver fatto il foro, lo vado ad allargare leggermente. Prendo tre cannucce, due le faccio leggermente più corte e poi le vado a posizionare in questo modo. Prendo le due corte e vado a schiacciare da un lato le estremità. Le vado ad attaccare con del nastro adesivo, posizionando prima una e poi procedo con l'altra. In questo modo le vado a centrare bene. Sulla cannuccia più lunga vado ad attaccare il viso del coniglietto. Con della colla aggiungo anche il fiocco. Vado ad inserire nel rotolino in questo modo. Mettendo la prima cannuccia la mantengo, metto l'altra e poi tiro in giù. Ora vado ad incollare le mani. Dopo aver incollato le manine, prendo una striscetta e delle forbici a onda e vado a realizzare il polsino. Con questo giochino i bambini si divertiranno con poco. Ora aggiungo i bottoni. Ho tagliato tre piccoli quadrati. Il video è terminato. Se vi è piaciuto questo video, mi date un like. Iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina e condividete.